23 di maggio sono celebrati, diciamo così, 100 giorni del governo Draghi. Non pare che siano passati 100 giorni, no? Invece in realtà abbiamo i famosi 100 giorni. Di solito si chiede: ma che cosa farà lei nei primi 100 giorni del suo governo? No? Anzi, anche adesso, insomma, va abbastanza in voga. Ora, noi ci troviamo, lo ha ricordato il Corriere della Sera, che ha fatto le pagelle dei ministri, a dover ragionare sui primi 100 giorni del governo Draghi. Ed effettivamente noi non ci azzardiamo ovviamente a dare delle pagelle, però qualche cosa la vogliamo dire, nel senso che in questi 100 giorni chi pensava, o magari oggi lo fa anche con un po' così di bile, come si suol dire, che il governo Draghi non segnasse effettivamente un punto di svolta, ha commesso sicuramente un errore. Ma non è solamente un punto di svolta con la precedente maggioranza, o è ovviamente nei fatti, e con il precedente governo, è proprio un punto di svolta sostanziale per il Paese. Primo esempio, lo abbiamo detto tante volte, è nella campagna delle vaccinazioni, ma poi non c'è solo quello. Ci sono state sicuramente delle importantissime modifiche anche dal punto di vista del modo con cui sono state, per esempio, fatte le nomine. Pensiamo ad esempio alla nomina che è stata fatta per i servizi, alle nomine che sono state fatte anche alla nomina ultima, che ha avuto tantissime diciamo elogi positivi, quella appunto della Belloni, una donna non a caso, anche è stata scelta. Non ci dimentichiamo poi, soprattutto, che in questo periodo ovviamente la partita del recovery è stata comunque presentata in tempo all'Europa, anche questo è stato fatto in questi 100 giorni. Bene o male, una mesata in presenza i ragazzi a scuola sono rientrati, anche questo è stato fatto nei 100 giorni. Noi eravamo abituati ad un clima ben diverso, no? Cioè le vaccinazioni erano fatte con le primule, le scuole avevano i problemi delle banche a rotelle, scusate, i servizi segreti erano diventati un campo di battaglia addirittura all'interno della maggioranza, no? Ricorderete le polemiche che ci sono state. Invece in realtà le cose sono state messe in fila. Ovviamente non è che c'è tutto ancora, però vediamo, perché nei prossimi 100 giorni aspettiamo alcune no normative importanti. Penso alle semplificazioni, ma penso anche al fondo che accompagna, diciamo, il recovery, cioè altri 30 miliardi. Quindi presumiamo che, se questo è il passo, avremo altre buone notizie per quello che riguarda i 200 giorni del governo Draghi.